Ciao a tutti belli e brutti dal vostro Cristian De Ares, eccoci tornati con il nostro simpatico FIFA 17 e la nostra simpatica console Xbox One. Allora, praticamente volevo continuare, visto che siamo giunti quasi alla fine, il viaggio che con il nostro simpatico Hunter. Ormai sono diventato pensionato da tutto il tempo che non lo faccio e quindi direi di portarla a termine, così almeno ce l'abbiamo anche nel nostro club. Ma vediamo un po' dove eravamo rimasti, perché onestamente non mi ricordo una beata fava. Ma siamo nel nostro simpatico appartamento, andiamo avanti, vediamo che cosa. Siamo Sì, ritornati a Lanchester. devo pagare la bolletta. In realtà non l'ho mai fatto prima d'ora. Avrò bisogno di tutto l'aiuto possibile. Carta di credito? Sì. Sì, ce l'ho. È la mia prima in assoluto. Bambino. Jim, non pensavo di vederti qui. No, beh, Catherine è al lavoro e Alex è minorenne, sai. Ha bisogno di un tutore quando deve discutere i contratti, o te l'hai riscordato? Jim, non sono qui per fargli firmare nulla, solo farglielo leggere. Non farei mai una cosa del genere. Già, d'accordo, sì. Compagnie telefoniche. Dai, parliamo. Su, non fare quella faccia. Ho buone notizie per te. Hai mai visto una tua foto alta 10 metri, Alex? Sto parlando dei cartelloni pubblicitari, quelli dell'Adidas nello specifico. Dai, non prendermi in giro. Sono serissimo. L'Adidas ti vuole come testimonial per la campagna pubblicitaria UK. Hanno scelto alcuni giocatori della Ciumbia. Premier League e tu sei tra questi. Sei diventato famoso, Alex. Il prossimo passo, sempre se accetti, consiste nel prendere parte a un servizio fotografico. È solo un giorno di lavoro. Delle foto si può fare. Che ne dici, nonno? Non saprei. Ai miei tempi non esistevano neanche. Hai detto che porterà via un giorno di lavoro. Solo uno? Beh, probabilmente anche meno. Qualche ora. Sono molto bravi in queste cose. È loro interesse non far perdere tempo ai testimoni. Beh, non c'è niente di male, no? È solo un piccolo contratto, Jim. Bella Ma ne zia. arriveranno altri. E non si tratta dei soldi. Ma di che cosa vuoi che i tuoi tifosi pensino di te? Capito? Della tua eredità. Di chi è Alexander? Prenditi tempo per decidere, Alex. Leggi il contratto. Parlane prima con la tua famiglia e cerca di vederlo in prospettiva futura. Dipende solo da te. Stai diventando una star, Alex. Assicurati solo di essere ciò che vuoi veramente. Sì. Dopo questo momento di pura gioia, direi di andare avanti, vediamo se c'è qualche partita. C'è Arsenal-Manchester. Un caloroso saluto Perfetto, dal eccoci nostro qui. amico Gepardo, al mio compagno di viaggio Stefano Nadal, Premier. Arsenal-Manchester È City. di scena oggi con questa sfida davvero molto interessante. Le partite di questo campionato difficilmente deludono le attese. Mi aspetto spettacolo e gol. Allora, vediamo un po' come va a finire. Sfida incrociata fra Arsenal e Come al Leicester City. solito utilizzo solo il mio personaggio. Ecco la formazione dell'Arsenal. Che te parti, diciamo. Una grandissima parata questa. E Eh sarà beh, gol di abbiamo Schmeichel in Gepardo. porta, mica pizze e funghi. Questo qua cosa c'è? Una striscia. Prova in porta. Attenzione, pericolo. Ha segnato l'Arsenal. Ormai che importa che fosse Michael, però Onestamente, vabbè, quali può munizioni in capitare, questa non è che circostanza? Grandi responsabilità ha sue. segnato l'uomo più lento di FIFA, è Si è Matt concesso una Sacker. gita fuori porta. Un picnic costata cara alla sua squadra. Guadagna metri verso l'area. Fanno girare il pallone molto bene. Occhio al tiro e il portiere para il Porco turno. due, la parata. Mendy. Dai, Hunter. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. E arriva il cartellino giallo, giallo. Sì,
Aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Che caspita la pausa. Cioè abbiamo un idiota che batte i corner, è un idiota. Come fai a batterla così? Pazzesco! E niente, è finito il primo tempo, siamo sotto di un gol, non riesco a fare assolutamente una beata pava, però vabbè, ci proviamo col secondo tempo. Stefano, credi che questo cambio sia una conseguenza della partita non brillante di oggi? Probabile, non è stata la sua. Bene, intanto è uscito Vardy e è entrato Kane. Sono sotto nel punteggio, l'allenatore tenta la mossa della disperazione. È stato ieri un altro attaccante alzando il baricentro della squadra. Pocazzacco. Vedremo se si rivelerà una mossa. Vabbè, effettivamente non è che stavo giocando benissimo, quindi è inaccettabile. Coraggio, Hunter, puoi fare di meglio. Il calcio è uno sport di squadra, Alex. Non sei l'unico responsabile oggi. È vero. Come dico sempre io, si vince da soli, ma si perde insieme. Non è divertente. Certo che è divertente. Ma non dimenticarlo, è soltanto un gioco. I soldi che guadagniamo sono solo un gioco. Credi che la gente che lavora per dar da mangiare alle proprie famiglie si diverta? I bambini che ci vedono come degli esempi da seguire. È solo un gioco. Questo sport vale molto di più per un sacco di persone, anche se per te significa poco. Toro ha ragione. Quei tifosi là fuori darebbero qualunque cosa per essere al posto nostro. Si meritano di più di come abbiamo giocato oggi. Bene, eccoci tornati nella nostra cameretta. Ho scoperto per quale motivo sembrava impossibile giocare, perché praticamente il livello di gioco era leggenda. E adesso l'ho rimesso come esperto, vediamo un po' se riusciamo a giocare. Quindi abbiamo perso, ma neanche tanto, visto che leggenda non ci gioco neanche con il foot. Quindi niente, direi di andare avanti, vediamo un po' che cosa accade. Allenamento. Bene, allora l'allenamento non è che sia andato proprio benissimo. Niente, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa alla partita contro lo Stock. Ok, eccoci tornati. Allora vediamo un po' come va a finire questa partita. È tra gli stati candidati a ospitare i mondiali del 2026, qualora la candidatura dell'Inghilterra venisse accolta. Piani. Vabbè, perché Stock City. Si schierano in campo con quattro difensori, ben a me Musa. Grande. Nulla da fare per il portiere. Dai, io che paura per esagerare la piazza. Vai, dai, ok, basta festeggiare. Non ci vogliono riflettere. Ah, niente, primo gol è andato, non l'ho fatto io, però vabbè, è sempre meglio che subirlo. Dai, dai, dai. Filtra benissimo. Mendy, non può sbagliare da lì. No, cosa cazzo ho sbagliato? Porta vuota. Intanto c'è la tizia bionda che mi guardava con aria esterrefatta per l'errore che ho commesso. Guadagna metri verso l'area. Dai, eccomi qui. Poi questa volta è dentro. Tocco di fino, facciamo la dap. Poi faccio anche il balletto Ganga Stein se riesco a segnare un'altra volta. Adesso vediamo poi Golden Line Technology, perché qua c'è tecnologia tra di noi, come dice qualcuno. Quindi è gol, quindi bando le ciance, vediamo se riusciamo
effettivamente adesso si riesce a giocare meglio, prima la leggenda e quindi niente. L'allenatore si affida dunque a questo cambio Eccoci per qui, provare a vediamo un cambiare la po' di storia di questa partire. partita. Ce ne andiamo. Hunter. Vediamo un po'. No, fuori! Per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita. Peccato, siamo andati vicino al 3-0, alla doppietta anche. Vai con il Non può numero, togliere da tenta lì. il tiro! Attenzione! Oh! Grande Prende! comunque la Prende mia la palla proprio azione, adesso, non sono mentre triplato come grande un vero fatica. campione. E con questo gol prendono il largo. Olè. Difficile a questo punto per la squadra avversaria tornare in partita. Non so per quale motivo poi l'ha Speriamo, passata in vediamo scivolata, quello che però succede. vabbè, ricordate la conclusione 3-0. Ora conducono per 3 reti a 0, davvero. Occhio al suo movimento. Non possono perdere altro tempo, devono segnare, per farlo devono cercare le soluzioni in area. Provano. C'è spazio davanti a sé. Cerca la rete. Ed De è gol grande. proprio alla prateria, è che Musa non può mancare il gol. Comincia a diventare molto pesante la Poi situazione per gli tra queste squadre avversari. ci E dietro ci sono i segue più proprio buggati Mendy. della Premier, perché c'è Butland, Musa, Fuori gol, avrà Vardy, ancora la palla. Kane, Imbula, che sono tra i più buggati del gioco. Non proprio il massimo massimo, però tra quello che lo paghi sono i migliori. Anche Mendy. Ah, era Mendy che ha segnato. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Appellai. Ha perso il pallone. Grande qua il recupero. Abbiamo palla, Palla passiamogliela. molto a spazio per tirare. Grande Giorgino gol! Ayala in rete. Vediamo un po' se mi fa festeggiare ballando, ma dopo posso segnare Facciamo una io. risponda con il palo, trovando un gran gol anche con un pizzico di fortuna. Conclusione Vediamocelo, bello come l'ho precisa di smarcato, tenta il tiro di Iniesta. sinistro e la butta nell'angolino. 4-0. No, 5-0. 5-0, partita assolutamente in cassaforte. Una sola squadra in campo. Ma perché? Buono il cross. Alex Hunter. E facciamo il Gol! balletto! It's a gang Tocco attack! morbido, ma intanto che basta da parte del Pechino. Hanno segnato Sono sfruttando al pirla. meglio, però, Vabbè, è un bel gol la difesa avversaria di davvero testa. intimida. Su 6-0, quest'azione poteva ragazzi! meglio anche 6-0. la nostra squadra. Che Praticamente il livello! secondo tiro solo Vabbè, riesce a scattare. Davvero bell'azione Ciocolatina! questa realizzata liberandosi della marcatura avversaria. Ottimo senso della posizione di Erdo. Stanno letteralmente umiliando gli avversari con questo 6-0 pesantissimo. Grande recupero. C'è spazio Fallo. per andare. No, alzati, E il pallone alzati se ne va via. camminante. Nessun problema per la Alzati, difesa che cammina. si trova. Sì, ma no. E l'arbitro dice che No, può mi ha bastare. infortunato. 6-0, il risultato nettissimo. No. Si è Vittoria mai in infortunato discussione, il punteggio Hunter. dimostra come questa squadra si sta Vabbè, lentamente comunque superiore agli niente, finita avversari. la partita, Ottima prestazione 0-0, Hunter è dall'altro lato. contento, andiamo avanti. Sono qui in compagnia dell'uomo partita di oggi. Davvero una prestazione fantastica, Alex. Dici, a che cosa stai pensando? Come dico. Sono contento per questo premio, anche se non significa che sia stato io il migliore. Certo, è un onore per me, ma avrebbe potuto vincerlo benissimo un mio compagno. È merito del mister che ha formato una squadra ricca di talenti. Un bellissimo passaggio che ha portato al gol. Un commento su questo assist? Karen, ti dirò, è sempre stata la mia filosofia, fare tutto ciò che è necessario per segnare un gol, concludere a rete e passarla. Se la palla entra in porta, sono felice. Gliel'ho servita su un piatto d'argento. Dovrà pagarmi una cena. Alex, un gol per te oggi. Dove lo collocheresti tra quelli che hai segnato? Vittorio fa di due scura. Ma a me interessa la sensazione che si prova quando si segna. Non c'è niente di meglio. È tutto, grazie. Grazie a te.
Prego, prego, ci vediamo dopo. Bene, un po'. Sembra che tu abbia trovato il ritmo giusto. Molto bene. Mi sento in gran forma, davvero. Beh, si vede in campo. Continua così, intesi? Ok, adesso mi girerà in prestito in B. Già, al momento penso solo a migliorare partita dopo partita. Ottimo atteggiamento, Hunter. Mantieni questa mentalità e andrai lontano. Lo farò. Grazie. Siamo tornati alla nostra cameretta, direi di finire qui la prima parte del video, continuerò con la seconda e vediamo un po' che cosa riusciremo ad ottenere. Quindi grazie ancora per la visione di questo video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto quel pollicione e niente, ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi!